La poetica goriniana è letteralmente pervasa da una alterità di fondo, resistente e persistente, che naviga, si potrebbe dire, all'interno di un gorgo che si estende dal profondo alla superficie, dal nucleo focale all'armatura. La figura del gorgo, metafora o simbolo che sia, indica una certa mobilità. Ciò lascia supporre la presenza, anche invasiva, di un incontro, scontro a più livelli, sia strettamente fisici che, per così dire, metafisici, tra il soggetto e l'oggetto. I due discorsi, volutamente confusi tra loro, pervengono allo status della fusione solo dopo essere passati attraverso un processo di riduzione, ovvero appropriandosi ognuno delle rimozioni dell'altro. Si tratta, in buona sostanza, di un doppio furto in cui ognuno dei due cerca di depotenziare l'altro. In quest'opera, la tua formula invertita femmina, edita da Colibris nel 2020, abbiamo due diverse tipologie di testi e tre figure dominanti. Queste figure sono la femmina, la formula e l'inversione, che si alternano nei ruoli dei soggetti e oggetti, sia degli enunciati che delle enunciazioni, all'interno dell'ordine del discorso. Queste tre figure viaggiano singolarmente, a coppie o tutte e tre insieme, si influenzano e condizionano a vicenda, per quanto prese singolarmente risultano tendenzialmente disapproprianti. Resta il fatto che ognuna di loro pretende al furto e all'appropriazione del carattere, delle predisposizioni, delle funzioni e delle peculiarità delle altre due figure. Al fine di un possibile inquadramento sarà opportuno tenere da conto almeno la predisposizione dell'autrice all'autoanalisi, la volontà desiderante che si trasmuta in una volontà di potenza, i vari linguaggi che si rincorrono nell'opera e via dicendo. Ogni linguaggio è il linguaggio proprio di uno degli elementi, proprio sì, ma filtrato e rimodellato dai linguaggi degli altri elementi, perché l'opera esiste solo nelle concatenazioni tra gli enunciati e tra i piani significanti che essi stessi creano tramite le enunciazioni. Per questo parleremo, in un contesto diverso da questo, in senso più ampio e articolato, del flusso e delle sue interruzioni, ovvero da un lato un asse, il piano ove stratificare e divaricare la cosa, un asse anche metaforico se vogliamo, ma sarebbe più consono definirlo simbolico, un asse che scorre e dall'altro lato una serie di intervalli, per così dire, metonimici, il tutto per arrivare alla funzione, al funzionalismo di un dispositivo che definiremo di ingabbiamento e che rappresenta il vero punto focale, una sorta di punto generativo, spesso complicativo, che dipana o ingarbuglia, a seconda dei casi, il filo della matassa. Si potrebbe parlare quindi di una poetica dello sdoppiamento, rivolta alla rincorsa dell'altro e al riconoscimento delle parole dell'altro. Ciò avviene anche attraverso una voluta confusione dei due ordini del discorso, quasi come se fossero un dialogo, a tal punto che spesso non si comprende se chi parla sia l'io o l'inconscio, perché lo sdoppiamento è sempre reversibile nei due sensi.
per dirlo proprio con le parole dell'autrice, entrambi gli elementi, entrambe le parti non possono più ritrarsi in solitudine, devono cioè esporsi insieme e simultaneamente. Nell'opera, difatti, troviamo due testi. Definiamoli. Il primo testo è quello puro, o, se preferite, epurato dalle parentesi. Il secondo, invece, è quello racchiuso dalle parentesi. Si potrebbe parlare di una serie di incisi, ma il loro fissaggio fa scendere in campo diverse accezioni. Le parentesi sono allo stesso tempo gabbie dalle sbarre d'acciaio e veli. Impenetrabilità e insieme penetrabilità, opacità e insieme trasparenza. Nel buio dell'inconscio le gabbie si vedono se illuminate dall'esterno, mentre ciò che risiede dietro il velo deve essere illuminato dall'interno per rendersi visibile e quindi percorribile nella trasparenza. In questa doppia e diversamente funzionale luminosità si intravede una prima predisposizione desiderante che mette in luce la doppia caratteristica degli ingabbiamenti, a seconda del fatto che si rendano ininfluenti o fluenti. L'ingabbiamento ininfluente è quello la cui presenza non interrompe la continuità del flusso, ma anche quello di cui si potrebbe fare a meno. L'ingabbiamento fluente invece è quello che provoca un'interruzione volta a moltiplicare le accezioni interpretative o addirittura creare due testi distinti. In definitiva, questo ingabbiamento, questo porsi tra parentesi, rappresenta una sorta di accentazione inconscia. L'autrice pone un accento ideale su una determinata parola o su un sintagma come per evidenziarne l'importanza, si potrebbe dire la portata, letteralmente la capacità di portarsi oltre l'evidenza semantica. Così facendo pone in luce ciò che ristagna o fibrilla, ma è la stessa cosa, sotto e dentro l'apparenza e la sostanza linguistica del testo. Queste accettazioni ingabbiate, prigioniere della latenza, rispecchiano l'effettiva consistenza del sé. Si tratta di connotare, denotare, ma sempre lasciando uno spiraglio per prendere una boccata d'aria, per creare un buco, per quanto piccolo, che possa rappresentare un punto di fuga. Ma la realtà è che quelle proposizioni si fissano, restano, inaugurano un ulteriore percorso di rivelazione. Si potrebbe presupporre che questi ingabbiamenti non siano semplici espedienti estetici o singoli enunciati, ma che rappresentino, attraverso un processo di condensazione e sintesi, la risultante di una catena significante che, nel momento della sua esposizione, perde lo statuto di traccia fantasmatica per innestarsi nel discorso conscio. Gorini assume in sé le figure di sé, facendole rinvenire dal fondo e stagliandole in superficie. La sua è una specie di offerta sacrificale. Tutto scorre, tutto si interrompe, tutto riprende la sua corsa verso un qualcosa che resta sempre da rivelare ulteriormente e soprattutto da verificare. In definitiva, senza finire alcunché, nella scrittura di Gorini il contatto avviene con tatto, con leggerezza. È una poetica inscritta in una bolla d'aria dove fluttuano
le catene patemiche della sua personale e articolata semiotica delle passioni e dell'attrazione e repulsione che il corpo psicosomatico ha di sé. Leggo due pezzi dalla tua formula invertita femmina, la seconda sezione, repere pratica della incisione. Cheveux, riguardare. Togliere, un rêve, un lever, ajouter, fino a trasparire. Tutto si gioca nell'assenza. Resta lei l'essenza. Non riposa ma resta, senza arrestarsi, senza essere mai resto. Enlever les cheveux, tocca a loro che mi hanno toccato, ora devo levare per sottrazione di intenti. Tu, femmina devota e cinica, puoi armarti di ardore e battere sentimentalmente il corpo che non ti appartiene. Prova a esistere lontana, mai paziente, scruti l'osso del guanto che tenta il dolore assopito. Non ami dolori, tu, ora sei un tu. Spogliati della lingua, è solo acciaio che morde. Spogliati di quel sacro fino al martirio. La carne si adora e si plasma da sé. Il corpo di Cristo tocca a me. Il corpo di Cristo lo devo toccare con cura, prendere cosa sacra, accettare dentro, devo accoglierlo alla mia parola, cioè mettere in bocca quella parola. Nessuno mi spiega quale verbo mi appresto a posare sulla lingua. Peccare solo per contatto, la mucosa mi ha insegnato, violenta la mucosa. Se lo appiccica addosso, lo abbraccia la medusa. Ora è suo, quel corpo di copertura s'appiccica adesivo. Resto fuori, complice da fuori, è il mio palato, oh peccato. L'ingresso al sacro verbo, all'insapore retrattile posato, peccato. E perché proprio la bocca ad accogliere il corpo? Si abbracciano, combaciano in perfetta adesione, non so spingerlo via. Muoio nel momento in cui mi si concede l'ingresso alla vita, debutto in società. Mi volto a sussurrare il grido, le orecchie della mamma, oddio, poteva commuoversi, perché nessuno mi ha detto si trattava di dire, che c'è anche un corpo materiale invisibile, trapassabile, racchiuso in materiale scambiabile, forse avevo già ucciso. Poi si arrotola per opera della lingua, staccalo, mi dice, ho poco tempo, si scioglie, si smembra il corpo, piange sangue, ho poco tempo, poi lo inghiotto. Mandalo giù, mi dice, fatto. Il corpo, il Cristo racchiuso col corpo, lui solo sa e non può parlare. Poetica. Lasciare l'incompreso al lettore per il dominio del vuoto e del non potere, non sapere. Il dominio del non che non è un no, è un muovere, seguire, farsi seguire, collegarsi. Si aggancia, nutre ancora possibilità. Lasciare frazionamenti e frazioni, non l'intero. Non si può dire in un modo qualsiasi, mi è concesso leggere al mio non leggero modo. È la poesia a concedermelo. Leggo un passo dalla produzione di amore. Poesia sola, generosa, desiderata, perdona ogni istante, ne respiro fino al nucleo patente, riciclo la sua eco, mi concede il tempo di serbarla, espirarla, fino a potersi non digerire. Per quanto possa cercare una tregua dal modo esso mi abita barbicato dentro. Esce quando scrivo, quando pronuncio, posso depotenziarlo, spezzettare, tagliare, ridurre, mai lavorare al senso dello scritto, la poesia me lo concede, generosa. Liberarmi da un peso di senso e lasciar scorrere suoni nella pronuncia, mentre la narrazione è composta di quello stesso senso estemporaneo. Mi tocca e nello stesso istante mi uccide. Mi ribalta, nuota intorno e poi lascia. Posso rinascere con la stessa agonia alla riga successiva. È il luogo che non ti ascolta, non ti ama. Ti detrae dall'insieme, sei invisibile, fastidiosa. Cercare di esistere su una griglia incisa di righe, insenature, incunearsi e incastrarsi nell'anfratto per mancata linearità, nel veicolare termini della consuetudine o dell'inconsueto. Non amare la propria spezzettatura, cedere a qualcuno che tenga il bordo lasciato scoperto. Cedere alla libertà vigilata perché sei un fatto di umanità e non c'è nessuno lì a parte te. La poetica scrittura riguarda il non voler trattenere. La casa me la porto addosso, come la lumaca, ma è un sito di indomabilità. Non c'è ristoro né rientro.
Fare la sartoria della propria materia più radicale fino a scivolarla via nell'istante della pronuncia. La bocca rompe l'incantesimo, serpeggia la voce. Depotenziare fino alla sagoma vuota, fino a uscire severa e neutra. Posso usare la voce, impoverirmi di occhi e tonalità, uscire sorda e cieca per non essere inconsolabilmente stonata.